Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale per questa nuova serie, non si sa. Comunque di fatto oggi siamo su Wattpad, clamoroso, manco fossimo Dread. Perché effettivamente, devo ammettere, con grandissimo orgoglio, con grandissima audacia, con grandissima enfasi, che mi hanno scritto una fanfiction. Ci siamo, sta per tosse di merda. Sta per tornare una serie seguitissima, ma soprattutto richiestissima da tantissimi di voi. Perché oltretutto sono anche frocio, cioè mi pare giusto. X, Fede, che sarei io. Ehi, insomma, qui cominciamo a parlare. Ciao, come ti chiami? Non posso dirlo. Per adesso chiamami Sespo. Va benissimo. Sespo e Fede non si sentirono quasi più. Mamma mia quanto mi dispiace, guarda. Sono quasi tornato etero. Fino a che non si avvicinò il giorno del famoso Romix. Indovinate un po', mi scrive lui. Io l'ho sempre detto che Sespo è frocio. Durante la notte successe una cosa sorprendente. Sespo dichiara i suoi sentimenti per Fede. Fede, prima di andare devo dirti una cosa, io ho le lacrime agli occhi in questo momento, sono vere, non false, pensate, non so ancora falsificare le... Sono commosso e io infatti non ci credo perché lui mi ami, perché comunque è una cosa un po' innaturale, però vabbè, io rispondo sei serio e perché non dovrei esserlo? Diciamo che mi cogli altamente di sorpresa. Io ti voglio bene, è la cosa più importante. Non sono gay, ok? Ufficializziamo per favore che non sono gay, ci tengo, grazie a tutti. Fede e Ale arrivarono in anticipo a Romy. Ed è proprio in quel momento in cui arrivarono che Fede vede una bellissima ragazza. Giustamente io che sono paraculo subito a mio cugino e dico Ale su aspettami qua che io devo andare un attimo da una parte. E lui dice ok. Fede pian piano si avvicina alla ragazza. La ragazza appena essersi sentita toccata, in che senso, si girò e vede Fede, allora lo abbracciò. Ah, ma mi conosci? Che culo, incredibile. Sì, sono una tua fan, pazzesco, facciamoci una foto, scopiamo anche, no? No, quello dopo, per favore. E quindi cominciamo a parlare, lei mi dice come va la vita, io mi sono lasciato con la mia ragazza una settimana fa, e lei, ah, allora magari questo ti farà cambiare idea. E mentre si stavano per baciare, perché giustamente cresce l'hype, tutta... Fede sentì una voce conosciuta, era quel rompicoglioni, cosa proprio aggiunta da me in questo momento, di sesso. Nel frattempo Mirella aspetta un messaggio di Fede che però non arriva per un motivo. La sua ex Martina era andata a trovarlo. E cosa succede? Che appena Federico, ovvero io, mi prendo le responsabilità di essere me stesso, vai Fede, entra, vede Martina seduta al tavolo e... Si blocca, tutto attaccato. Esatto, si è rafforzativo. Ciao Fede. Ciao. Sei sempre tu. Fede si gira e tutto imbarazzato si siede al tavolo con Martina. E cosa dice Martina? Lo sai che non devi essere imbarazzato con me. Anche quel non era forzativo. Che non. Avevo voglia di vederti. Di vedermi? Lo so che ci siamo lasciati, ma... Che ne dici se ne parliamo sul divano? Però tu non puoi, cioè non puoi passare dall'imbarazzo cioè, a trovarci diventato... clamorosamente, mi faccio schifo. Martina inizia a pensare, a parlare, del fatto che non riesce a stare senza di lei. Cioè Martina non riesce a stare senza se stessa. Senza se stessa. È un po' complicato. Bello. E Fede replica. Ad un certo punto Fede bacia Martina. Allora Martina si alza per uscire e Fede la accompagna alla porta dove gli scappa un altro bacio. Mazza, oh, ma che coglioni, beh, bastava uno, no? Sono quasi sicuro di non averlo detto. Fede, quel bacio per me è stato molto importante. Anche per me. Tanto è vero che come vedi lei mi chiede di vederci il giorno dopo e rispondo certo. Da bravo coglione quale tu sei. Pure. Era l'11 novembre e ci eravamo lasciati così. Avete già capito che sta per succedere. 16 marzo 2017. Segnatevi questa data, perché Wattpad, signore e signori, sta per tornare. Dimmi chi è lo primo. Ale, ale, ale.